l'Italia ha scelto di svolgere le elezioni l'8 e il 9 giugno, quindi fra pochissimo. Candideremo 700 europarlamentari. Cosa fa il Parlamento europeo? Il Parlamento europeo ha il potere legislativo, leggete dalla slide, e il potere di bilancio dell'Unione europea, con il Consiglio dell'Unione europea, quindi svolge un ruolo chiave nell'elezione del Presidente della Commissione europea e degli altri, ovviamente, componenti della Commissione. Questo è un fatto tecnico, è un fatto giuridico, è la norma che prevede questo, ma per noi è un fatto di rappresentanza importante. Dobbiamo cogliere questo momento, perché rafforzare il Parlamento europeo significa avere una buona Commissione europea. Da un punto di vista giuridico, il potere legislativo del Parlamento europeo è diverso rispetto al potere legislativo del Parlamento italiano, perché lì il potere di iniziativa legislativa è riservato alla Commissione europea. Dunque, se il Parlamento europeo nomina un presidente di commissione, la relativa commissione, con diciamo un potere forte e quindi di rappresentanza forte, questo significa che la Commissione europea, che poi è l'organo che ha l'iniziativa legislativa, potrà rafforzare ancora di più tutti gli aspetti legati alle attività che devono essere svolte all'interno degli Stati membri, e dunque anche con riferimento alla legislazione che deve poi essere messa in esecuzione attraverso i regolamenti all'interno degli Stati membri. Però questo aspetto è un aspetto importante e ci riconduce ovviamente al tema dell'importanza della democrazia, dell'esercizio di questa democrazia. Guardate, una cosa che fa il Parlamento è quello che ha il potere di controllo del bilancio dell'Unione Europea. Il bilancio dell'Unione Europea significa le risorse che arrivano all'interno degli Stati membri. Il controllo delle risorse finanziarie che arrivano agli Stati membri arriva attraverso il controllo del bilancio dell'Unione Europea. Quando l'Italia non è ben rappresentata, è chiaro che ogni Stato all'interno del Parlamento Europeo cerca di fare gli interessi dello Stato. Dunque, se io, quando sono andata 10 anni fa per la prima volta a parlare con un referente istituzionale, dissi: ma perché fate governare sempre la Germania? Se ripeto di nuovo la stessa domanda, mi ripeteranno la stessa risposta di 10 anni fa. La risposta fu: perché voi italiani non avete capito che la rappresentanza democratica ha un valore al Parlamento europeo.